presenza della comunità pubblica. Qualche momento fa c'è stato un attimo di calma, di silenzio, e il signore mi ha chiesto perché i rappresentanti dei comitati non dicono qualcosa con la loro esperienza. Io vorrei spiegare che questi rappresentanti dei comitati l'hanno già fatto in tutte le assemblee che ci sono state finora, quelle che sono state organizzate nelle varie città. Questa sera si era anche programmato di avere un intervento meno invasivo per dare spazio alle persone che frequentavano, che venivano per le prime volte alle assemblee, di poter, anche quelli che sono già venuti, ma che non sono magari membri attivi del comitato, di potersi esprimere liberamente, di poter dire le loro sensazioni e anche di magari manifestare qualche perplessità per poterne ragionare insieme. Deve essere un'assemblea aperta, proprio per non dare l'impressione che c'è qualcuno che detta la linea, che dice quello che dobbiamo fare. Si parla molto di comitati popolari. I comitati popolari si costruiscono così, dando modo alle persone di esprimersi, anche magari di esprimere una perplessità che nella discussione potrebbe venire superata. Poi è intervenuto Claudio e ha spiegato, da parte di un comitato che lo rappresenta, cioè è un membro del comitato, ha spiegato quelle che sono le sue aspettative, le sue immaginazioni per il prossimo futuro. E io condivido, perché effettivamente bisogna andare verso quella strada lì. Ma mi vorrei collegare un attimo all'intervento che ha fatto poco prima l'amico della Vallerne, mi pare di Gavi, no? Che mi ha detto che sei Gavi nel voltaggio, più o meno siamo su quel livello. Cioè lui diceva, da noi c'è pochissima informazione, siamo un passettino più indietro di quello che hanno fatto altri. Beh, non ti preoccupare, da noi era la stessa cosa magari 2 mesi fa, no? Ecco, quindi saremmo avanti di 2 mesi. Si comincia così, ha spiegato Claudio che la prima riunione che abbiamo fatto eravamo 20 persone. Si comincia così, se c'è la convinzione che si sta lavorando per qualcosa di giusto, beh, non ci ferma nessuno. Ognuno di noi è in grado di produrre un sviluppo del movimento, una crescita del movimento. Tu dicevi, se ho ben capito, che magari si danno via 100 volantini che non servono a niente, perché la gente li prende e forse è vero. Qualche volta è vero che io distribuisco i volantini anche avendo questa convinzione, però qualche mezzo per contentare le persone bisogna pure averlo. Io spero che di quei 100 volantini che ho dato via, numerose volte, magari saranno 10.000 nel frattempo, no? Mettiamola così, ma se ogni 100, 3 persone lo leggessero, 3, non dico 30, sono 3 persone che hanno avuto un'informazione abbastanza precisa, magari sintetica, ma bene, e che magari si incuriosiscono. A loro volta queste persone, se si incuriosiscono e cominciano a partecipare, possono contribuire ad allargare ulteriormente il movimento. Se poi tu pensi che parlando con la gente conta di più, io sono un sostenitore di questo. Tant'è che utilizziamo i volantini come strumento per consegnare una persona, se noti un attimo di attenzione gli parliamo. Va benissimo. Se qualcun altro inventa qualche altra metodologia di lavoro, va bene anche quello, ovvero sia. Nessuno dei metodi di lavoro esclude un altro, sono complementari. È bene che ognuno di noi utilizzi il metodo che gli è più congeniale, quello in cui crede di più. Se tu pensi che il volantino non va bene ma fai un'altra cosa, va benissimo. Se un altro ritiene di mettere su un manifesto, di fare, noi abbiamo un amico del nostro comitato che ogni tanto inventa, no? Fa un po' di grafica, gli piace, è efficacissimo, lo fa lui perché è bravo a farlo. Ognuno faccio quello. Però l'obiettivo è comune. Claudio proponeva degli obiettivi un pochino più elevati. Dice a ottobre, ecco, una cosa che mi dimenticavo. Se ritiene che ci sia poca informazione, organizzate delle assemblee, delle riunioni di gruppo, anche se non sono molto partecipate, e non importa. Si comincia da 10 persone, poi saranno 20. Avete bisogno di aiuto? Lo dici, qualcuno viene magari a relazionare, a dare un minimo di traccia, qualche informazione. E poi vi gestite da soli. Per realizzare quello che dice Claudio, che io condivido in pieno, che bisogna arrivare a quello, bisogna che ci sia tanto la convinzione di tutti che bisogna arrivare a quello, a fermare le muscoli, bisogna fermarli. Certo, noi non siamo qui perché ci piace stare assieme, siamo qui perché abbiamo l'intenzione di fermare la costruzione di un'opera assolutamente inutile, dispendiosa e distruttiva del territorio. È un'impresa ardua. No, di imprese altre ne abbiamo già affrontata qualcuna e ti posso dire che qualcuna l'abbiamo anche risolta, che pareva impossibile,
quello che conta è crederci che noi abbiamo una forza, loro sono più forti economicamente, politicamente, hanno tutto, hanno la polizia, però noi abbiamo la forza della verità. Noi diciamo delle cose che se spiegate bene poi trovano il riscontro, loro contano male per poter convincere la gente, o disinformazione, quindi sono deboli. Se noi riusciamo a fare un'informazione abbastanza completa, no? Quello che è possibile e corretta, abbiamo un grosso vantaggio. Poi, se facciamo questo, sicuramente cresciamo di numero e gli obiettivi che Claudio ha proposto potrebbero essere realizzati con un pochettino di probabilità. Grazie.